il giornalismo come io lo vorrei, un giornalismo che racconti la concretezza della vita nella sua complessità. È un po' il giornalismo che qualche volta ci manca. A me piaceva fare il giornalista da ragazzino perché in fondo questa cosa mi affascinava, la concretezza complessa della vita. Oggi abbiamo appunto celebrato la festa di San Francesco di Sales, che appunto è il patrono dei giornalisti, e lo è diventato all'inizio del secolo scorso, che proprio è stato scelto come patrono dei giornalisti perché lui a Ginevra portava le sue omelie non solo nella tradizionale forma dal pulpito, diciamo, ma anche ne faceva degli stampati che poi infilava sotto le porte delle case e affiggeva in giro per la città, e quindi da lì è stato scelto appunto come patrono di tutti coloro che si occupano di fare informazione, di fare comunicazione. No, devo essere sincero, non ero a conoscenza, ne sono molto felice, diciamo, perché è giusto anche che la nostra professione sia indicata con un giorno, e quindi il 24 di gennaio. Come diceva il Vescovo, dare sempre l'opportunità di poter dire la verità, cioè raccontare anche le cose brutte in una maniera appropriata e cercare di continuare a fare questo mestiere raccontando la verità. Sì, il patrono San Francesco di Sales, non conosco bene le ragioni per cui è il patrono dei giornalisti, anzi andrò a approfondirle, però so che ogni anno c'è questa ricorrenza, è il primo anno però che la celebriamo con un incontro di questo tipo. Oggi questa festa l'abbiamo celebrata qui a Savona, nella nostra curia diocesana, proprio col vescovo Gero Marino, col vicario generale Don Angelo Magnano, che è anche un giornalista professionista, e abbiamo invitato anche appunto come ufficio stampa, come Le Timbro, che rappresento, tutti i giornalisti che avevano piacere qui del territorio. È stato un momento di preghiera anzitutto, ma anche un momento di confronto proprio sui temi della comunicazione, del giornalismo, particolarmente attuali oggi, con tutti i pro e i contro che questo mondo ovviamente comporta, e anche calato nella realtà locale. Un momento che abbiamo voluto ripristinare quest'anno dopo molto tempo, grazie proprio anche al nostro vescovo e al vicario, e sicuramente ci sarà occasione anche nei prossimi anni di ripeterlo, visto anche il successo dell'iniziativa di oggi. Monsignore ci ha chiesto sostanzialmente di sforzarci di raccontare gli eventi nella loro interezza, nella loro complessità, di non scegliere la parte più di scalpore, più banale e facile da utilizzare, e quindi anche di dare più valore alle good news. Non è facile, perché devi veramente andarle a cercare a volte le good news, non ti piovono addosso, sai che spesso verranno ignorate, però nonostante siamo figli del tempo di oggi, diceva un collega, e quindi della velocità dell'informazione e della facilità con cui quelle cattive attecchiscono meglio di quelle buone, possiamo sforzarci ogni giorno di metterci qualcosa, di provarci, di mantenere almeno la mente aperta per valorizzare una notizia buona quando la troviamo, compatibilmente con i tempi, compatibilmente con tutte le difficoltà quotidiane, ma possiamo almeno provarci, ognuno di noi nel piccolo. Nel corso degli anni fare mezza giornata in cui si discute insieme, scusa, vuol dire giornalismo oggi, mi piacerebbe, perché credo che oggi anche nella società savonese quello che forse manca è il senso di una visione. Oggi ci manca una visione.